dell'incredibile quello che sta succedendo a Roma, sponda giallorossa in questo calciomercato perché, pum, neanche si può dire inizio del calciomercato che già due colpi, dopo Hussein Aouar arriva nella capitale a vestire giallorosso anche Evan Ndicka. Anche lui a parametro zero. Ragazzi, lo stipendio sarà di 3 milioni netti per 5 anni, quindi fino all'estate 2028 Evan Ndicka sarà promesso sposo della AS Roma. Difensore centrale di una difesa a 3, ma anche e soprattutto di una difesa a 4 con l'Eintracht Francoforte, ha vinto un'Europa League, quindi esperienza internazionale ce l'ha nonostante la giovane età. E che dire, ovviamente Bagnez in uscita, quanto riportano i giornali, beh, Ndicka, insieme a Smalling e a Mancini, potrebbe essere colui che formerà la nuova difesa a 3 di Mourinho. Bisogna vedere se Mourinho continuerà con la difesa a 3 o con la difesa a 4. Lì ci sarà ballottaggio tra Smalling e Ndicka probabilmente, perché Mancini secondo me farà il titolare fisso. E chapeau. Rapporto qualità-prezzo chapeau, perché è un parametro zero. Stiamo dicendo appunto questo. I Friedkin con Mourinho si sono messi al tavolo e Mourinho rimarrà, perché vuole una rosa un po' più competitiva. E se arriva a War e arriva in Ndicka, questo è un sintomo che la Roma vuole puntare fortemente a questo posto Champions, che gli è sfuggito questa stagione. Vuole comunque puntare in alto anche in Europa League, perché sono colpi interessanti. Anche parlando di Europa, dica, nell'ultima stagione non ha giocato tantissimo, però con l'Eintracht Francoforte è arrivato agli ottavi di Champions League, dove è uscito per mano del Napoli. Dica, che dire, gran colpo in prospettiva. Anche se ha già maturato delle esperienze importanti, complimenti a Thiago Pinto, pazzesco. Chissà se ne arriveranno altri di colpi della Roma a breve, chi lo sa, tutto può essere. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Evan Ndicka è un nuovo difensore della AS Roma.